Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Unipr On Air, nel quale abbiamo come ospite Vincenzo Balzani. Vincenzo Balzani è un professore emerito di chimica all'Università di Bologna e durante la sua brillantissima carriera ha compiuto ricerche nel campo della fotosintesi artificiale delle macchine molecolari. Peraltro, proprio per questo argomento delle macchine molecolari, lui è stato sicuramente un pioniere, quindi ha svolto ricerche fondamentali e importantissime, innovative, ed è il motivo per cui possiamo dire che sicuramente non avrebbe rubato il posto a nessuno se nel 2016 fosse risultato tra i tre scienziati insigniti del premio Nobel alla chimica proprio per questo argomento. E nel corso della sua carriera, poi da ormai 20 anni, si interessa di energia e ambiente, argomenti sui quali ha scritto numerosi libri scientifici e divulgativi. Da sempre ha promosso e si è impegnato nel identificare un ruolo importante e propositivo dello scienziato nella società e quindi non è un caso che di recente, nel 2019, è stato premiato con il premio internazionale Primo Levi Scienza per la Società. È attualmente coordinatore del gruppo di scienziati che prende il nome di Energia per l'Italia, che ritiene sia necessario, ormai inderogabile, il passaggio, la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Ed è per l'insieme di tutte queste cose, così brevemente illustrate, che gli abbiamo chiesto di partecipare a uno di questi nostri dialoghi, a una di queste nostre chiacchierate, e lo ringrazio per questo. Sono chiacchierate nelle quali intendiamo affrontare quelle che possono essere le azioni da intraprendere, le prospettive del dopo pandemia, pensando naturalmente di incominciare presto a metterle in atto. Ecco, con lui, con Vincenzo, parleremo soprattutto di energia in questa chiacchierata, in questo dialogo, e vorrei iniziare chiedendogli di spendere qualche parola per spiegarci un concetto a lui molto caro, che ha dato il titolo anche a un suo importante libro e sul quale sono tornato a riflettere in questi mesi di pandemia, e che è il concetto della Terra vista come un'astronave. Quindi, Vincenzo, ti chiederei di spiegare un po' questa immagine che tu usi spesso e anche magari di spiegarci in che modo essa sia correlata con questo problema della pandemia che ha colpito il mondo in queste settimane. Sì, grazie Francesco. Io ho sempre usato questo esempio della Terra come astronave, che adesso poi illustrerò, e penso che sia ancora più attuale da quando abbiamo questa pandemia, perché pandemia viene dal greco, naturalmente, dal pandemos, che vuol dire tutto il popolo, quindi è una malattia, diciamo, su scala planetaria. Allora, per capire cosa vuol dire una malattia su scala planetaria e anche in che modo puoi venirne fuori, io penso che sia molto importante capire intanto in che situazione ci troviamo oggi, perché vabbè, tutti lo sappiamo, però non tutti pensano al fatto che la nostra Terra, come possiamo vedere nella prima figura, che rappresenta appunto una fotografia fatta dalla NASA del 2006, fatta da una sonda spaziale che era 1,5 miliardi di chilometri lontana da noi, allora in questa fotografia il nostro pianeta appare come un puntino blu pallido nel buio cosmico. E io penso che sia molto interessante e anche istruttivo guardare le foto della Terra prese da molto lontano, perché appunto ci si rende conto di quale sia la nostra situazione. Siamo passeggeri di un'astronave che viaggia nell'infinità dell'universo. Su questa astronave, che naturalmente è grande, ma vista da lontano poi così piccola, siamo tanti, quasi 8 miliardi, e così diversi, bianchi, neri, gialli, poveri, ricchi, buoni, cattivi. E c'è anche da dire che è un'astronave del tutto speciale,
perché non potrà mai atterrare da nessuna parte per fare rifornimento o per scaricare rifiuti. E se qualcosa non funziona, dobbiamo ripararla da soli e senza neppure scendere. Ecco, penso allora che questa foto della Terra che appare come un puntino e questo concetto della Terra astronave che gira nell'universo senza poter mai atterrare, ricaricare risorse o scaricare rifiuti, dovrebbe essere mostrata in tutte le scuole, in particolare penso in quelle che poi portano alla carriera politica. Un politico deve sapere com'è la situazione. C'è anche un'altra figura, altrettanto diciamo significativa, la Terra vista da molto più vicina, vista dagli astronauti che giravano attorno alla Luna. E si vede appunto in questa seconda figura il sorgere della Terra visto dalla Luna, cosa spettacolo che noi non possiamo vedere ovviamente. Ma la cosa più importante è forse la frase che disse l'astronauta William Anders, perché disse nel fare questa foto, disse proprio questa frase: siamo venuti fin quassù per esplorare la Luna e la cosa più importante è che abbiamo scoperto la Terra. Sì, perché la Terra vista da lontano è molto diversa dalla sensazione che noi abbiamo camminandoci sopra, lavorandoci sopra, facendoci sopra la guerra, eccetera. E quindi è interessante vivere, diciamo, sulla Terra con quest'idea che siamo su un'astronave, tutti insieme, nessuno può scendere, nessuno può salire e anche le risorse, c'è poco da fare. Noi dobbiamo vivere, campare con la luce del sole, naturalmente. E con tutte quelle che sono, diciamo, i materiali che costituiscono l'astronave. Se abbiamo bisogno di qualcosa, dobbiamo scavare lì, non possiamo andare a prendere la roba da altre parti. Ora, appunto, con questo concetto, il fatto che è avvenuta questa pandemia è proprio quello che si temeva, che poi è successo ancora, succederà ancora, si è rotto qualcosa, no? E allora dobbiamo arrangiarci, ma da soli. Allora, in attesa di combatterlo con un vaccino, per adesso cosa facciamo? Ci difendiamo alla meglio con l'arma, un po', diciamo, un'arma anche poco simpatica, della separazione, distanziamento sociale. Ecco. Secondo gli scienziati, questo è interessante, il virus è passato da animali selvatici all'uomo a causa di nostri errori nel rapporto con la natura, a causa del fatto che facciamo un esagerato uso di risorse, che abbiamo degradato l'ambiente, provocato il cambiamento climatico, consumiamo troppe risorse, consumiamo troppi prodotti animali, c'è stata troppa antropizzazione del suolo, una perdita di biodiversità, insomma, un sacco di errori, per cui i virus in qualche modo loro stavano bene nelle foreste, no? Solo che in qualche modo siamo arrivati noi con la nostra civiltà, con le nostre strade, con le nostre esigenze, e loro sono dovuti fuggire. I virus in qualche modo sono come dei profughi della nostra distruzione ambientale, nelle foreste, nel corpo di alcuni animali e sono venuti nei nostri corpi. Ecco, questo è quanto è successo recentemente. È una cosa estremamente preoccupante che è presente nei pensieri di alcuni, forse non in un numero sufficiente di persone. Insomma, quindi è necessario al più presto cercare di mettere in atto provvedimenti, come anche tu suggerisci spesso in tuoi interventi e articoli. E dicevo appunto nell'introdurti che in questo dialogo intendiamo soprattutto parlare di energia, no? Tu ti occupi e ti interessi di questo aspetto, quindi ti chiedo anche qui di illustrare un pochino che cosa succede, che cosa è successo fino ad ora e quali sono quelle che tu pensi possano essere le prospettive praticabili e sostenibili da qui in avanti. Sì, va bene, adesso incominciamo allora ancora a capire cos'è successo sulla Terra, diciamo, negli ultimi 70-80 anni. È successo che c'è stato un grande progresso nella scienza e nella tecnologia e nello stesso tempo l'uomo ha avuto a disposizione enormi quantità di energia, l'energia dei combustibili fossili.
Allora, da questa unione, diciamo, di avanzamento della tecnica che dice cosa si può fare e disponibilità di energia che dice puoi farlo perché l'energia c'è, ecco che l'uomo in questi ultimi 70-80 anni, possiamo dire dalla circa metà del secolo scorso, è avvenuto che si è dato un grande fare, c'è stata una grandissima attività nell'uomo. Intanto sono cresciuti, è cresciuto il numero degli uomini, ma soprattutto l'uomo è stato molto da fare. Allora, come fa vedere la terza fotografia, qui è successo che proprio si vede benissimo che dalla metà del secolo scorso circa c'è stato come un impennarsi di tutte le attività umane, di tutto il possibile. Non so, qui c'è per esempio consumo di fertilizzanti, qui c'è quante dighe abbiamo fatto, qui c'è quanta acqua usiamo e si vedono che sono tutte uguali queste curve. C'è stata un'esplosione nell'attività dell'uomo a partire circa dalla metà del secolo scorso. Naturalmente, quando l'uomo opera sulla Terra, non è che la cosa sia senza conseguenze. Questa frenetica attività dell'uomo ha provocato nella Terra delle conseguenze che adesso in qualche modo stiamo anche scontando, perché appunto vediamo che se andiamo a vedere certi parametri di quello che è successo sulla Terra, vediamo che su più giù, vedete, a metà del secolo scorso si è impennata, si sono impennate tante grandezze. Non so quanto metano buttiamo nell'atmosfera, naturalmente quanto CO2 anche, cosa è successo nell'acidificazione dei mari. Insomma, tantissime conseguenze del sistema Terra su scala globale. Allora, questi fatti hanno portato gli scienziati a dire anche che in fin di conti, in questi ultimi 70, 80, se volete 100 anni, non ha importanza, l'uomo si è fatto una sua epoca che chiama Antropocene, l'epoca dell'uomo, perché l'uomo è diventato più forte della natura e quindi con tutto quello che fa, grazie all'energia di cui parleremo fra poco, ha cambiato il volto della Terra. Ecco, allora che se vogliamo andare più in dettaglio, parliamo dell'energia. Perché proprio dell'energia? E non lo so, perché uno può pensare che non sia neanche la cosa più importante l'energia. Uno può pensare che sia più importante il cibo, che sia più importante, non so, il trasporto. No, si può, se ci si ragiona sopra, si capisce che la cosa che è più importante per l'attività dell'uomo è energia. Perché senza energia non si può fare nulla, questo è facile dimostrarlo. Allora, in questa epoca, diciamo, dell'antropocene, l'uomo ha avuto a disposizione moltissima energia derivante dal carbone, che poi all'inizio dello scorso secolo è stato sostituito dal petrolio, poi al petrolio si è aggiunto naturalmente anche il metano. Allora, succede che abbiamo scoperto tantissimi pozzi di petrolio, metano, eccetera, usato tantissima energia. Ma nell'entusiasmo abbiamo dimenticato una cosa che fa vedere la prossima figura. Abbiamo dimenticato che quando si scopre un pozzo di petrolio, un giacimento di metano o una miniera di carbone, le cose sono appunto fatte così. Si scopre, quindi si trova questa nuova cosa che può essere petrolio, metano, carbone, si scopre, si incomincia a consumare, se ne consuma sempre di più, poi a un certo punto però diventa di meno, perché il pozzo si esaurisce. Quindi questi combustibili fossili, così preziosi, così potenti, intanto dobbiamo considerare che sono una risorsa non rinnovabile. Va bene, ce n'è ancora molto di carbone, anche troppo, anche di petrolio si potrà andare avanti qualche decennio, lo stesso col gas, però è chiaro che i figli dei nostri figli, se non altro, avranno il problema che questa energia non c'è più o sarà insufficiente. E anche perché ne consumiamo quantità esagerate. La prossima fotografia fa vedere appunto cosa è successo al mondo nel campo dell'energia. Vedete, sono andati in questa figura fino al 3000 avanti Cristo. Nel 3000 avanti Cristo, che energia si consumava? Beh, chi c'erano, quei pochi uomini, bruciavano della legna per tenere lontano le bestie feroci, per scaldarsi, eccetera. Poi cosa è successo? Man mano che passavano gli anni, i decenni, i secoli, i millenni, le civiltà, eccetera, cosa è successo dal punto di vista dell'energia che consumiamo?
abbiamo consumato sempre del legno, bruciato sempre del legno, finché circa, diciamo, 500 anni fa, più o meno, le foreste cominciavano a scarseggiare vicino ai centri abitati. E allora qualcuno si è accorto che, insomma, anziché il legno si poteva usare una cosa un po' più antipatica, che è il carbone, ma più energetica, cioè con maggiore contenuto energetico. Per cui col carbone si potrebbero salire a temperature più alte, quindi fondere meglio i metalli, eccetera. E abbiamo cominciato a consumare il carbone. Ma vedete, poco più di 100 anni fa si consumava solo carbone 32 tonnellate al secondo. Poi dopo abbiamo scoperto il petrolio, appunto il metano. E abbiamo cominciato a consumare di più, di più, di più, di più. E questo appunto è il periodo dell'antropocene. E oggi siamo qua su. Interessanti questi numerini, molto facile anche da ricordare. Ogni secondo, e i secondi passano in fretta, no? Ogni secondo al mondo noi consumiamo 250 tonnellate di carbone, 1000 barili di petrolio e 105.000 metri cubi di gas. Uno si chiederà fino a quando possiamo andare avanti. Non solo, ma c'è anche un altro problema, quello intanto della relativa disponibilità di questi materiali che non sono rinnovabili. Poi c'è, come sappiamo benissimo, che bruciando questi materiali è sempre così: quando si usa una risorsa si fanno dei rifiuti. Allora, bruciando queste risorse, il rifiuto più importante che viene fuori è la famosa anidride carbonica. L'anidride carbonica è un gas che non è né colorato, non è neanche velenoso, dice loro che fastidio ci dà. Beh, l'anidride carbonica sale su nell'atmosfera e ne riversiamo nell'atmosfera 1000 tonnellate al secondo, e questa anidride carbonica si dispone attorno alla Terra come fosse un manto, e attraverso questo manto può penetrare la luce, cioè l'energia del sole che riscalda il globo, però dopo il calore non riesce a uscire tutto. Per cui è una specie di serra, infatti si parla di effetto serra. Serra, cioè il pianeta si riscalda. Riscaldandosi saltano fuori i cambiamenti climatici, perché non si riscalda in modo uguale in tutte le sue parti. I cambiamenti climatici, come sapete, sono stati dichiarati dalla conferenza di Parigi nel 2017 la minaccia più grande per l'umanità. E ce ne stiamo accorgendo tutti più o meno anche di questi periodi, no? Bene, allora il cambiamento climatico è una catastrofe se va avanti così, quindi bisogna fermarlo. Faccio un piccolo inciso: oltre a produrre CO2, i combustibili fossili producono anche inquinamento, c'è tanti gas organici, anche polvere di metallo, eccetera, per cui c'è anche l'aspetto inquinamento che non è da trascurare, adesso vedremo anche i numeri fra poco. Quindi, per la questione che non è un'energia rinnovabile, che causa il cambiamento climatico e che produce inquinamento, evidentemente bisogna smettere di usare i combustibili fossili. E quindi, venendo alle alternative, che cosa appunto vale la pena mettere in campo? Anche perché parlando di rinnovabili si parla di tante cose, ci sono rinnovabili di vario tipo, quindi ce ne sono di migliori, qualcuna può valer la pena anche tutto sommato non perseguirla più di tanto. Come vedi tu questa prospettiva? Sì, perché naturalmente, come dicono gli americani, non si fa mai dei pasti gratis, insomma, qualsiasi cosa uno fa è perché stia attento. E soprattutto quando uno fa una cosa, cioè usa una risorsa, bisogna che tenga conto che inevitabilmente fa dei rifiuti. Allora, queste energie rinnovabili intanto sono rinnovabili, perché sono l'energia del sole, del vento e della pioggia. E questo è un grande vantaggio, sono rinnovabili. Poi vedremo anche i loro problemi. Quindi quello che si deve fare di qui al 2050, secondo la conferenza di Parigi, è abbandonare gradualmente i combustibili fossili e passare alle energie rinnovabili, che non producono CO2, questo è importante, non producono CO2 e non producono inquinamento. E quindi si tratta di procedere, si può fare così, secondo questa figura in qualche modo.
Cioè attualmente, 2020 più o meno, consumiamo tanto gas, tanto carbone, tanto petrolio. Ecco, secondo la conferenza di Parigi ci siamo dati 30 anni, in 30 anni dobbiamo smettere di usare questi combustibili fossili, cioè dovremmo andare qui. In realtà, come fa vedere questo grafico, le compagnie petrolifere, queste quelle della Shell, sono tutte uguali, non prevedono di fare questo percorso. Le compagnie petrolifere non accettano che non si consumino più combustibili fossili. Fra queste c'è naturalmente l'ENI, che da tanti punti di vista oserei dire la nostra disgrazia, ma che ormai ne parliamo. Allora, qui succede che loro non vogliono andare secondo questa linea, ma vogliono mantenere una certa quantità di consumo di combustibili fossili. Qualcuno dirà: ma come? Se abbiamo detto che la CO2 non bisogna produrla più perché causa cambiamenti climatici, che sono catastrofici. E loro dicono: ma sì, ma si può anche fare in altro modo, anziché non produrla più. Cioè passare completamente alle rinnovabili, si può semplicemente consumare meno combustibili fossili di prima, consumare ancora una certa quantità, perché è possibile, secondo loro, prendere la CO2 dall'atmosfera una volta che l'abbiamo emessa, prenderla e immagazzinarla e sotterrarla. È un metodo che si chiama CCS, Carbon Capture and Storage. E questa cosa qui, secondo molte scienziate, è pazzesca, perché io devo continuare a produrre della CO2 per poi andare a riprendere indietro, che è una cosa tecnicamente molto difficile. A proposito, il presidente Conte l'altro giorno ha lanciato l'idea che, perché è un'idea dell'ENI, che l'ENI a Ravenna dovrebbe costruire uno di questi impianti capaci di prendere la CO2 dall'atmosfera e immagazzinarla. Una cosa complicatissima, adesso non dobbiamo entrare in dettaglio. Voglio rispondere invece alla tua domanda, Francesco, dicendo: vabbè, qui bisognerebbe eliminare i combustibili fossili. Sarà fatica combattere e vincere con le compagnie petrolifere, naturalmente, hanno il potere, hanno soldi, eccetera. Ma ecco, e come, quali energie rinnovabili dovremmo sviluppare? Perché ce ne sono tante di energie rinnovabili e alcune, secondo me, sono anche un po' un trabocchetto. Adesso vediamo, adesso vediamo. Allora, intanto l'energia rinnovabile oggi che rende meglio, che dà la maggior quantità di energia fra le rinnovabili, è l'energia eolica. L'energia eolica, vedete, cresce col passare degli anni, il suo contributo, vedete che cresce perché aumentano anche le dimensioni delle pale eoliche, le più recenti sono grandi quasi come la Torre Eiffel. Fatto sta che cresce l'eolico, cioè il vento che fa muovere queste pale, le pale generano energia, questa energia è energia elettrica, perché le rinnovabili producono energia elettrica, che è molto vantaggioso. Dice: ma sono piccole quantità. Mica vero, mica vero. L'eolico oggi produce una quantità di energia elettrica pari a quelle che si potrebbe produrre con 240 reattori nucleari. Tutti sanno che il reattore nucleare produce molta energia. Con l'eolico, invece di fare in giro per la Terra 240 reattori nucleari, con tutte, diciamo, le cose che non funzionerebbero, dove mettere le scorie, eccetera, eccetera, pericolo di incidente, noi abbiamo semplicemente messo in giro per il mondo 200 delle pale eoliche che fanno l'energia di 240 reattori nucleari. L'altra energia che dà un forte contributo e che in realtà supererà l'eolico, perché vedete come va, l'altra saliva in modo lineare, questa che sale in modo un po' esponenziale, è il fotovoltaico. Il fotovoltaico consiste nell'utilizzare la luce del sole per convertire i fotoni in elettroni, cioè in energia elettrica. Ecco. E avete visto, per esempio, 10 anni fa non c'era. Noi si andava a discutere con i nuclearisti che volevano ripartire con il nucleare, non avevamo molte armi. Però vedete, in questo periodo corto, vedete, cresce con un aumento del 25% all'anno e l'eolico in questo poco tempo copre già il fabbisogno di energia di 120 reattori nucleari, di cui quelli che volevamo far rinascere anche in Italia. L'eolico è molto vantaggioso, scusate, il fotovoltaico è molto vantaggioso, perché dovunque c'è il sole funziona. È chiaro che dove non c'è invece non funziona, quindi di notte non funziona. Però io posso abbinare, e questo è un po' del fotovoltaico su una capanna, posso accumulare di giorno l'energia elettrica
in una pila, in una batteria, anche una cosa molto piccola, poi la sera accendere la luce. E quindi ecco, questa qui sale molto molto velocemente e nei prossimi 2 o 3 anni supererà anche l'eolico. Ecco, poi dopo ci sono altri tipi di energia che adesso non sto discutendo perché sono, diciamo, importanti, geotermico e così. E sono energie che naturalmente uno dove ci sono le usa. Il sole è dappertutto, quindi il fotovoltaico è dappertutto. Poi c'è l'idroelettrico, ma per l'idroelettrico ci vuole naturalmente un bacino, una diga, eccetera. Insomma, si fa quello che si può. Sono molto diversificate e tutte producono energia elettrica. E questo qui è molto importante perché invece con i combustibili si produce del calore. E tutti i fisici sanno che l'energia elettrica è un tipo di energia, diciamo, più nobile del calore. Nel senso che il calore non si può trasformare tutto in energia elettrica, viceversa invece è possibile. Qualcuno può chiedere, ma cosa sono le idee di quattro sparute ambientaliste? No, no, c'è tutta una scienza dietro. Ci sono gli scienziati che studiano queste cose, le vanno a esaminare. C'è per esempio un gruppo, ma ce ne sono diversi, un gruppo molto importante, che è citato in quest'altra figura, che è un gruppo dell'Università di Harvard, che... Vedete, intanto qui c'è uno schemino che ci ricorda che si può fare elettricità con l'idroelettrico, con l'eolico, col fotovoltaico e con queste cose più complicate. E prendo lo spunto per dire, ma allora siamo costretti a usare elettricità se vuole un combustibile? Una volta che hai elettricità, fare un combustibile è semplicissimo, si fa l'elettrolisi dell'acqua e si produce idrogeno che è un combustibile pulito. Adesso non voglio parlare di questo, volevo solo far vedere che... Questi gruppi scientifici indagano, vanno in giro per il mondo e vanno a cercare di capire quel certo paese come può fare. Ecco, questo si riferisce all'Italia. Genericamente è così il sistema. Oggi noi siamo qui più o meno, consumiamo tutta questa roba nera che sono i combustibili fossili. Andando al 2050 dovremmo consumare sempre meno combustibili fossili e sviluppare le varie energie rinnovabili. E secondo per gli scienziati ci si può fare. L'Italia nel 2050 può ricavare tutta la sua energia, in gran parte dal fotovoltaico, perché da noi c'è molto sole, è meno vento, in altri posti c'è più vento, anche dall'eolico, solare a concentrazione sono questi impianti qui, se non mi soffermo, idroelettrica geotermica. Quindi si può fare, non solo si può fare, ma è vantaggioso farlo. Infatti, chi compie questi studi va a esaminare in dettaglio. Intanto, perché il fotovoltaico 56,7? Perché in Italia c'è molto sole, possiamo mettere il fotovoltaico sui tetti senza consumare i campi. Insomma, tante indagini dettagliate. E il dettaglio va fino a vedere cosa vuol dire dal punto di vista economico questa transizione, che è la transizione energetica, transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. È una transizione che fa bene a tutti, perché per esempio dal punto di vista economico è conveniente, se non altro perché evitando il cambiamento climatico evitiamo tutti i danni e le spese a cui ci cambia il cambiamento climatico, evitando l'inquinamento evitiamo tutte le spese che ci porta il ricovero ospedaliero, eccetera. Fatto sta che ci si guadagna dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista occupazionale. È chiaro che si perderanno posti di lavoro perché i combustibili fossili devono finire e si perderanno posti di lavoro, ma se ne generano molto di più perché le energie rinnovabili hanno un rapporto tra posti di lavoro e capitale investito più alto dei combustibili fossili. Ecco, quindi questa transizione energetica è molto importante, bisognerebbe che la capissero naturalmente quelli che ci governano e soprattutto fosse, diciamo, velocizzata, ma a questo si oppongono tutte le compagnie petrolifere per quanto ho detto prima. Sicuramente, a quanto pare, insomma, dal quadro che tu fai, effettivamente vale la pena per l'Italia e non solo spostarsi verso la conversione totale dalle energie, appunto, dall'energia che viene da fonti fossili a quelle rinnovabili. Però a me viene una domanda che forse può venire anche a chi ci ascolta.
e cioè l'energia solare, il vento, la pioggia sono indubbiamente rinnovabili, no? Le scale dei tempi di vita del Sole sono talmente tanto imparagonabili a quelle della nostra di vita che possiamo considerarle infinita. Ecco, però noi, qualcosa tu hai accennato, per esempio alle pale eoliche, ai pannelli fotovoltaici, noi abbiamo bisogno di dispositivi per trasformare queste fonti in energia. E per fare questo abbiamo bisogno di materiali, sostanze. Queste, e torniamo al discorso iniziale dell'astronave Terra, non sono infinite e non sono neanche rinnovabili. Noi scaviamo, troviamo i metalli, per esempio le terre rare che possono servire per questi scopi, però a un certo punto finiscono. Quindi la domanda e la perplessità può essere: ma allora spostiamo semplicemente il livello del problema, no? Fonti rinnovabili ma materiali finiti. Ecco, allora ti chiedo così di spendere qualche parola anche su questo, cioè che cosa si può fare e in particolare la scienza cosa può fare, magari visto che sia io che te siamo chimici, magari che cosa la chimica può fare, visto che parliamo di elementi, no? Quindi cose che appartengono alla tavola periodica, quindi nostra materia, insomma. Sì, è un ragionamento giustissimo che bisognerebbe che lo capissero tutti, specialmente quelli che ci governano. Cioè, noi siamo su questo pianeta e non c'è niente da fare, dobbiamo ricavare le risorse, come ho detto all'inizio, dal sole e di conseguenza dalla pioggia e dal vento, oppure dobbiamo scavare in questo pianeta per prendere i materiali, perché vedete, se io la mattina mi alzo, è un bel giorno di sole, sono contento, ma se voglio l'energia elettrica in quel momento lì, devo avere un pannello fotovoltaico in mano. Ah, e lo stesso se voglio sfruttare il vento, devo avere una pala eolica. Ma come faccio a fare i pannelli fotovoltaici e le pale eoliche? Ricorro alla terra. Il nostro limite è la terra. La terra è com'è. Non è grande come voglio io, ricca come voglio io delle varie cose. La terra ha tutti i suoi limiti. E quindi bisogna tenere conto. Allora, la prima cosa è cercare di usare quelle risorse che in qualche modo io posso riciclare, almeno in un certo limite, in un certo limite. Per esempio, dicevi te prima, i metalli, io li posso usare in parte, posso anche riciclarli. Ecco. Invece, se io penso ai combustibili fossili, una volta che li ho consumati, non ci sono più. Se vado in macchina e il serbatoio si vuota, devo andare a riempire, dopo si vuota ancora, non ci sono più, non sono rinnovabili. Allora uno potrebbe dire, va bene, purtroppo oggi noi siamo immersi in questa cosiddetta economia lineare, dove si prende roba dalla terra, si fa quello che ci serve, quando quello che ci serve non va più, si butta via. È l'economia del usa e getta. Si prende dalla terra e si butta via. Ma non possiamo andare avanti così perché le risorse non sono infinite nella terra e non è neanche infinito, diciamo, lo spazio in cui io posso mettere i rifiuti. Quindi assolutamente dobbiamo uscire dall'economia lineare, che è quella che domina anche oggi tutte le nostre industrie, eccetera. Bisogna che passiamo a un altro tipo di economia che è illustrato in questa figura. Cioè, bisogna partire non pensando che ci sia quantità infinita di roba nella Terra e posto infinito per i rifiuti, che non è vero. Bisogna partire da com'è fatto il mondo. E il mondo è fatto che le risorse naturali sono limitate e anche lo spazio per i rifiuti è limitato. Non c'è niente da fare. Allora, anziché fare l'usa e getta, vedrò di fare l'usa e ricicla, roba del genere. Cioè, io prendo le materie prime. E poi dopo, con un design molto opportuno, molto efficiente, faccio qualcosa che funzioni bene, produco sta cosa, la distribuisco, poi quando si rompe la uso, la riuso, la riparo e alla fine non la butto via, ma faccio la raccolta differenziata per avere ancora delle risorse che posso mettere in ciclo. È chiaro, un po' di rifiuti l'avrò sempre, no? Però una certa quantità, dipendentemente da cosa parliamo, non so, per certi metalli anche il 90% si può riciclare, per altri no. Allora, questa qui quindi è la cosiddetta economia circolare. Per farla funzionare,
Io non posso usare combustibili fossili, che circolari non sono, no? Perché i combustibili fossili, una volta bruciati, non ci sono più. Devo usare le energie rinnovabili, che appunto, essendo rinnovabili, sono circolari anche loro. Questo è quanto devo fare io. Poi, non è che io qui risolvo tutti i problemi. Come dicevi te, noi siamo chimici e sappiamo bene che quello che c'è nella Terra, intanto non ci sono quantità infinite di niente. E poi ci sono gli elementi, che sono quelli mostrati in questa figura, che vuole un po' dare l'idea anche che certi elementi sono più abbondanti, idrogeno, carbonio, ossigeno, altri sono molto più scarsi, e ci fa cosa fare, fatta così la Terra. Non solo, ma certi elementi si trovano per esempio in Africa e certi altri si trovano abbondanti in Cina, magari in Italia niente, ma so. Allora si capisce che io devo ragionare con questa situazione. Allora, tornando alle energie rinnovabili, fare il solito esempio che è il più classico, dicevi te giustamente prima, il sole c'è di giorno, ma di notte? Oppure se io voglio andare in macchina, se voglio andare in macchina con motore elettrico, devo alimentarlo, non basta quel po' di sole che cade sulla macchina, devo caricare nella macchina un serbatoio di elettricità. Come carico, un serbatoio di combustibili quando vado con le energie fossili. Quindi devo caricare un serbatoio di elettricità nella macchina elettrica. Il serbatoio di elettricità sono le batterie, cioè entrano in ballo le batterie, gli accumulatori, appunto, accumulano elettricità e dopo io quando voglio la uso. Quindi io accumulo elettricità di notte, per esempio, nella batteria, di giorno la metto nella macchina, o senza neanche averla presa giù, la carico dalla macchina e poi vado in giro di giorno con l'elettricità, di notte anche con l'elettricità che ho prodotto e che ho accumulato. Allora anche gli accumulatori è roba concreta, cioè roba fatta con materiali che estrae dalla terra. Sappiamo tutti che gli accumulatori più pregiati sono quelli al litio, le batterie al litio, che non per niente li abbiamo nei telefonini, li abbiamo nei computer, li abbiamo anche nelle automobili. Ma perché proprio il litio? Dunque, intanto le batterie al litio hanno un grande vantaggio, sono leggere. Sono leggere perché, vedete, il litio è il metallo più leggero, il litio. Sono leggere e poi dopo funzionano molto bene, quindi devo fare batterie al litio. Le batterie al litio contengono anche altri metalli come cobalto, eccetera. Ma come si vede da questa figura? Di litio ce n'è poco al mondo, ce n'è poco. Dice che peccato che le batterie non vadano a sodio, che ce n'è tanto, ma sodio non funziona e il litio funziona, posso mica fare miracoli. Allora, appunto, siccome di litio ce n'è poco, di cobalto che ci vuole anche lui ce n'è poco, si deduce che le batterie al litio costeranno soldi e si deduce anche che a un certo punto o le riciclo o non ci sarà quasi più litio e cobalto da estrarre. E infatti è così, quindi un limite verrà da questi elementi, ma ci sono anche altri limiti che sono, se volete, anche più curiosi. Adesso qui non ce l'ho fatto male, ma per esempio nelle pale eoliche, perché le pale eoliche funzionino bene, bisogna trasformare naturalmente il movimento meccanico dell'elica in corrente elettrica. Ecco, e lì funzionano bene certi elementi strani che sono chiamati terre rare, che sono questi qui, e che sono appunto rari, e uno di quelli che va meglio è il neodimio. Il neodimio è l'elemento migliore per fare le pale eoliche. Anzi, neodimio. E dov'è il neodimio? Intanto ce n'è poco, e vabbè, ma poi soprattutto, dov'è il neodimio? È quasi tutto in Cina. Ah, però questa qui è anche una lezione per noi. Nessuno può avere tutto quello che gli serve. Se il neodimio è in Cina, ci metteremo d'accordo con la Cina, daremo alla Cina qualche cos'altro. Male che vada, li faremo vedere i cinesi le nostre bellissime opere d'arte. Insomma, bisogna andare d'accordo. Non si può fare delle guerre fra le nazioni perché non è già sono successe per il petrolio le guerre, ma potrebbero anche succedere delle guerre per il neodimio, capite? Allora si capisce che il discorso è che dobbiamo metterci d'accordo e non fare tanti discorsi di competizione, specialmente di guerra. C'è veramente da sperare a questo punto, sì, che presto ci si convinca rapidamente e in tanti di effettuare queste transizioni. Quindi la transizione appunto energetica, transizioni economiche, sociali e che impariamo, come ci dici tu appunto con questa ultima parte dell'intervento,
a riciclare, a risparmiare, in qualche modo ispirarci a stili di vita più sobri di quanto siano quelli attuali. La transizione, questa transizione è la più difficile, perché è quella culturale, e si capisce che attorno alla cultura delle persone, come dicevi te, che la gente si convinca che può usare di meno le cose e essere felice lo stesso. Vincenzo, grazie veramente e spero appunto che le tue parole convincano tanti di noi a percorrere un certo cammino nella direzione giusta. Grazie. Grazie a te e grazie a tutti.